anche voi, sì, lo so, ce l'ho. Eccoci qua. Ci siamo? Ditemi voi, Allora, scusate la voce, ma si è dormito poco, potrete intuire, però ci tengo a ringraziare gli abruzzesi per la dimostrazione di forza, di coraggio, di speranza. Sono felice perché il lavoro paga, l'impegno paga, la coerenza paga, la concretezza paga. Questo è un altro, è il secondo dato elettorale vero dopo Trento e Bolzano, da che siamo al governo. C'erano stati anche il Molise, il Friuli Venezia Giulia, però questa è una dimostrazione del fatto che indagini, minacce, falsificazioni, giurie d'onore, possono inventarsi quello che vogliono, poi la vita reale è più forte della realtà virtuale. Io oggi pomeriggio sarò all'Aquila per fare subito la prima riunione di lavoro operativa con le nuove consigliere, i nuovi consiglieri. Vedremo di mettere in piedi la giunta il più velocemente possibile, perché si tratta di lavorare, di ricostruire, quindi la gioia evidente. Se non ricordo male, alle europee del 2014 in Abruzzo prendemmo l'1%, e quindi essere primo partito col 27%. Ci sono alcuni comuni che mi sono arrivati con percentuali assolutamente commoventi, oserei dire. Ancarano in provincia di Teramo il 61%, Catignano, Pescara 49%, Ovindoli, L'Aquila 46%, Gamberale, Chieti 63%, e a Teramo e Pescara, che erano le province, i capoluoghi teoricamente più rossi, tra virgolette, abbiamo preso il 27%, quindi è evidente che buona parte del voto dei lavoratori, degli operai, dei precari, dei piccoli imprenditori, degli artigiani, degli insegnanti si è spostato da sinistra alla Lega. Si tratta di lavorare. Il 24 c'è l'appuntamento in Sardegna. Sto seguendo da giorni in collegamento costante la legittima protesta degli allevatori e dei pastori sardi. So che oggi ci sono sia il Presidente del Consiglio che il Ministro dell'Agricoltura, che conto possano chiudere una partita che sarebbe spettata alla Regione Sardegna, teoricamente, oltretutto Regione autonoma. Però laddove governa il PD l'autonomia non è assolutamente applicata, quindi se non arriva la Regione deve arrivarci lo Stato. Ho detto che sono assolutamente pronto a prendere il primo aereo da Ministro dell'Interno per garantire l'ordine pubblico e il fatto che non ci siano eccessivi disagi per i sardi, e da cittadino italiano perché ritengo che ci debba essere un prezzo del latte ovino minimo fissato per legge, così come accade in altre filiere,
per evitare che ci sia qualcuno che specula e qualcuno che chiude. Però questo è un esempio dell'approccio. Io oggi leggevo retroscena varie ed eventuali sui giornali. Ribadisco che per quello che mi riguarda non cambia assolutamente niente nell'agenda di governo, negli equilibri di governo, non vogliamo rimpasti, non chiediamo ministri, continuiamo a fare quello che stiamo facendo. In agenda ci sono diverse leggi pronte per essere approvate, dal passaggio sull'autonomia, che sarà un passaggio storico, all'acqua pubblica e quindi alla tutela dei consumatori, alla legittima difesa, che dovrebbe essere legge entro marzo. Stiamo lavorando a una riforma fiscale complessiva che penso come Lega potremo presentarvi entro un mese al massimo, condividendola prima con tutte le categorie produttive, dagli industriali all'edilizia, agli imprenditori, ai commercianti, agli artigiani. Quindi abbiamo ben chiara in testa la tabella di marcia dei prossimi 4 anni. Non possiamo che essere soddisfatti della conferma del fatto che la nostra azione è apprezzata, però adesso ai nostri consiglieri assessori in Abruzzo chiederò di essere conseguenti, veloci, rapidi, concreti. C'è tanto da fare, come c'è tanto da fare a Trento, dove stiamo lavorando da qualche settimana, c'è tanto da fare a Bolzano. Sono stato in Friuli Venezia Giulia questo fine settimana a incontrare il governatore Fedriga e anche lì siamo partiti con la marcia giusta. Ho incontrato Luca Zaia sabato dopo i risparmiatori truffati e prima degli imprenditori del settore armiero che produce quasi l'1% del PIL di questo paese, quindi ho tutti i motivi per essere felice di questi mesi di attività di governo. È un voto abruzzese, quindi non penso che gli amici dei 5 Stelle abbiano alcunché da temere. Per quello che mi riguarda non cambia nulla. È bizzarro veder festeggiare il Partito Democratico perché è arrivato secondo. Non ho mai visto in una competizione politico-sportiva qualcuno che esulta perché al traguardo viene battuto, ma non strabattuto. Sono tutte realtà: Molise, Friuli Venezia Giulia, Trento, Bolzano, Abruzzo, dove governava il Partito Democratico, e sono tutte realtà dove il Partito Democratico non governa e non governerà più. Ecco, però ognuno si accontenta, per carità, è cuor contento. Se uno si accontenta di perdere, va bene così. A me va benissimo che il PD festeggi per i prossimi anni numerose altre sconfitte, e adesso si lavora. Io ho l'aggiornamento quotidiano anche del quota 100, che è quello con cui mi alzo la mattina. Fino a qualche settimana fa mi alzavo col problema sbarchi, adesso, a Dio piacendo, incrociando le dita, quella situazione è relativamente sotto controllo, nonostante in Libia ci sia, ahimè, crescente instabilità. Però ogni mattina per me è vitamina ed energia alzarmi contando le migliaia di italiani che hanno già sottoscritto la loro liberazione dalla legge Fornero. A venerdì eravamo quota 33.770, e quindi questa è la politica vera, la politica dei fatti, e penso che anche in Abruzzo abbiano scelto i fatti, perché poi uno si guarda la televisione, io penso, non faccio il piangina come si dice a Milano, però diciamo che non abbiamo molti amici né in radio né in TV né sui giornali né fra le giurie. Però va bene così, va bene così. Mi tengo stretto il popolo italiano e lascio ad altri le redazioni. Se ci sono domande rispondo più che volentieri, poi vado al ministero a fare il ministro. Prego, datevi voi uno, faccio io, lo decido io. Sono l'indagato più tranquillo del mondo, quindi non ho nessun timore. So che chiunque stia leggendo le carte sta maturando la constatazione, che per me era evidente, che quello che ho fatto l'ho fatto nell'interesse pubblico e del Paese. 5 Stelle hanno preso i voti che avevano preso alle ultime elezioni regionali.
È chiaro che quello dei 5 Stelle è un voto più politico che amministrativo, qua ci sono le preferenze, ci sono i vecchi capibastone, ci sono quelli che hanno cambiato 18 partiti, quindi è chiaro che non è la competizione a loro più confacente, però non penso ci sia nessun problema e nessun tipo di cambiamento. E se riesco già oggi mi vedrò sia con Luigi Di Maio che con Giuseppe Conte, perché la settimana è abbastanza intensa. Andiamo così, partiamo da sinistra e andiamo a destra. Ministro, scusi, riguardo ai prossimi mesi attività di governo, è sul tavolo, come si leggeva oggi, dell'esecutivo l'ipotesi di utilizzare i riserve auree di Banca Italia per sterilizzare eventualmente il rosso dei IVA? Non è un dossier che sto seguendo io, può essere un'idea interessante, so che c'è una proposta di legge che secondo me dovrà ribadire quello che per me è scontato, però ripetita Juvent, che l'oro della Banca d'Italia è degli italiani, non è in prestito, è di proprietà degli italiani, poi per quello che mi riguarda rimane lì, però siccome ci sono le interpretazioni più varie ed è custodito in alcuni paesi, in alcuni forzieri del mondo, uno lo può far custodire dove vuole, però è di proprietà dei cittadini italiani, non di qualcun altro. E poi conto che riusciremo ad affrontare i problemi dell'economia a livello mondiale con altri provvedimenti. Ribadisco, siccome leggevo sui giornali nei giorni scorsi cose abbastanza estemporanee, che non ci sarà mai, primo perché non c'è nel contratto di governo, secondo perché non c'è nella mia testa, ma nella testa di nessun altro che c'è al governo, patrimoniali, tassazioni sui redditi, tassazioni sui risparmi o tassazioni sulle case. Le nomine non mi appassionano in maniera particolare e non personalizzo, e quindi non entro nel merito di chi è più bravo, di chi è meno bravo. C'è il Presidente del Consiglio, c'è il Ministro dell'Economia, quindi mi affido alla loro competenza, alle loro scelte. Quello che è certo è che mi hanno ribadito le migliaia di risparmiatori che ho incontrato venerdì, anzi sabato a Vicenza, è che se c'è un istituto che ha come ragione sociale quello di vigilare, che ha 7.000 dipendenti che hanno come missione quello di vigilare, evidentemente qualcuno non ha vigilato a sufficienza, visti i disastri che sono arrivati fuori, è chiaro che qualcosa va cambiato. Non dico necessariamente qualcuno, ma sicuramente qualcosa. Perché se mi pagano per vigilare e mi saltano le banche che io devo vigilare, il problema si pone. Poi non ne faccio un problema personale, non conosco neanche la persona di cui si parla in questi giorni e non seguo io chi va a fare che cosa. Per par condicio non ho sentito né l'uno né l'altro, ho sentito mio figlio e mia figlia. Alla luce dei risultati, lei ha pronta detto è possibile anche vedere magari aggiornare il contratto. Se ne parlerà più avanti, non è all'ordine del giorno. Comunque a Luigi ho mandato un messaggio così come ci siamo sentiti ripetutamente ieri. Prego. Questo voto sì. Rafforza il governo o rafforza la Lega, perché è indubbio che insomma 5 Stelle hanno dimostrato di voto rispetto allo scorso anno, da quando è iniziato il governo. E cosa risponde a chi insomma nel centrodestra fa balenare insomma l'idea del ritorno di un centrodestra, che però dai numeri non è in Abruzzo, senza la Lega praticamente non esiste. Dico il lunedì quello che ho detto venerdì, dico dopo il voto quello che ho detto prima del voto, dicevo che non sarebbe cambiato nulla per il governo e ribadisco che non cambierà nulla. Se uno volesse fare una somma aritmetica, che non ha gran senso politico, però ognuno fa quello che vuole, dei voti di Lega e 5 Stelle c'è comunque sostanzialmente la maggioranza degli abruzzesi. Tutti gli indicatori dicono che questo governo in un momento di difficoltà economica internazionale, comunque è l'unico governo che in Europa ha la maggioranza assoluta dei voti e del sostegno dei cittadini dopo ormai 8 mesi di attività di governo, quindi non si può dire che è la luna di miele dei primi 100 giorni, ma evidentemente è qualcosa di più. Fossi nei 5 Stelle non sarei preoccupato, è un dato amministrativo regionale che conferma il dato amministrativo regionale di 5 anni fa,
Le europee sono un'altra cosa, è un voto più libero, è un voto sganciato dalle preferenze, è un voto di opinione. Quindi il dato politico, sì, quello delle europee sarà un dato politico, evidentemente. Un voto amministrativo è sempre difficilmente traducibile in un voto politico. Non ho nostalgia e guardo al futuro. Non ho rimpianti del passato e guardo al futuro. Il centrodestra di governo è un'opzione possibile da qui ai prossimi mesi, oppure no? Ho dato la mia parola, abbiamo firmato un contratto, abbiamo preso un impegno, che 5 Stelle con gli italiani possono darmi ai sondaggi al 95%, ma io non cambio l'impegno che ho preso. Banca Italia ha detto, buongiorno, Banca Italia ha detto mi affido al Presidente del Consiglio e al Ministro dell'Economia, ma vuol dire che la nomina potrebbe andare avanti anche se non è condivisa da tutto il Consiglio dei Ministri, se non c'è l'ok? No, abbiamo sempre trovato un accordo in Consiglio dei Ministri, lo troveremo anche in questo caso. Il Ministro ha detto in Banca Italia bisogna cambiare qualcuno o qualcosa. Quando o qualcuno è qualcosa. Quando dice questo allude anche alle procedure di nomina, perché la domanda è, se lamentate che Banca Italia non ha vigilato come doveva, è anche causa il fatto che la politica ha sempre avuto la sua voce in capitolo sulle nomine? Ma io condivido chi rivendica l'indipendenza di Banca Italia, nel senso che Banca Italia deve essere un organismo di vigilanza indipendente, però l'indipendenza non può far rima con irresponsabilità. Tu sei libero di vigilare, però se non vigili qualcuno ne deve rispondere. Quindi so che ci sono diversi progetti allo studio, perdonatemi, non è per evadere la domanda, non è esattamente il primo dossier sulla scrivania del Ministro dell'Interno, ci sono altri che in Lega mi danno una mano su altre partite, non essendo onnisciente, tutt'altro. Che cosa? Non farmi dire sì o no, non lo so. Boh. Lei continua ad assicurare sul governo, ma il nervosismo dei 5 Stelle già si vede dopo questa sconfitta, che lei dice appunto non è politica, però comunque è una sconfitta forte per il solo il vostro alleato di governo. Tra l'altro il neo eletto già attacca il ministro Toninelli, ad esempio sulle grandi opere. Ecco, quindi come fa la Lega, come farà la Lega nei prossimi mesi a gestire questo nervosismo, le reazioni dell'alleato sulla sconfitta del genere, che già si vedono che sono abbastanza intense? Coi fatti, col lavoro. Uno dei temi più cari ai 5 Stelle non ha ancora visto le evidenze concrete, penso al reddito di cittadinanza, mentre quota 100, ripeto, in una settimana ha avuto quasi 35.000 adesioni, quindi si tocca, si vede, si capisce, uno ha la data di quando va in pensione, uno sa che il 15 luglio va in pensione, il 23 settembre va in pensione, sa che avrà la liquidazione e quindi lo tocca con mano per evidenti motivi di complicazione tecnica, per il reddito di cittadinanza non è ancora percepito o percepibile quello che sarà. Lo sarà nelle prossime settimane, quindi conto che una loro storica battaglia porterà anche giustamente e conseguentemente quel consenso che un'azione politica positiva porta. Quindi fossi loro non sarei preoccupato e noi come Lega non abbiamo nulla in più da rivendicare come equilibri, come posizioni, come sottosegretario, come altre cose del genere. Francesco Castaneri, vi siete convocati? No, convocazioni le lascio fare Gattuso, io faccio degli incontri. Ho letto che ha detto che una volta che si saranno risolti i problemi di alta diplomazia ci rivedremo per affrontare i dossier aperti, quindi ribadisco che io sono disponibile a accoglierlo a Roma o andare a Parigi già questa settimana, perché il dossier terrorismo, brigatismo rosso, terrorismo islamico è un dossier aperto. Al confine con Ventimiglia ci sono dei problemi, i controlli sui treni dall'Italia verso la Francia creano enormi problemi ai nostri lavoratori, mi dicono che in occasione del Festival di Sanremo, a cui non ho evidentemente partecipato se non da lontano, però c'erano
autostrade chiuse e controlli stringenti anche di quello che c'era nei bagagliai delle macchine con code di ore e ore, penso che tornare ad avere buoni rapporti sia fondamentale. Prima si fa, meglio è. Non entro nel merito delle scelte altrui, quindi posso solo dire che in questi mesi ho trovato una squadra di governo coerente, leale, competente, in Luigi Di Maio una persona seria e anche un amico al di fuori delle scelte politiche, quindi però le loro dinamiche interne non spetta a me osservarle o giudicarle. Gli ho mandato un messaggino, gli ho fatto anche un'intervista dove gli auguro le migliori cose, anche perché è un mio concittadino, è un mio connazionale, è un mio concittadino. Io al Gratosoglio ci ho passato anni di attività. De gustibus, la canzone non mi piaceva, posso da ministro dell'interno avere dei gusti musicali, e sono rimasto perplesso da questa discrasia, da questa differenza, da questa distanza abissale mai registratasi prima fra il voto popolare, quindi il gusto popolare, il giudizio popolare, e il giudizio di qualche radical chic che si è fatto una settimana a Sanremo. Non parlo della giuria dei giornalisti che sono competenti in materia, perché se uno fa il critico musicale è giusto che esprima un giudizio, senza fare nomi e cognomi, però Beppe Severgnini, Serena Dandini, Ferzan Özpetek, Gio Bastianic, adesso potevo mettere mio cugino, più o meno aveva la stessa attendibilità, e quindi che venga giudicato il Festival della Canzone Italiana a persone simpaticissime e bravissime nel loro lavoro, che però possono andare a giudicare il Leone d'Oro a Venezia o Masterchef. Mi ha stupito questa enorme distanza fra il voto degli italiani, il giudizio degli italiani, il gusto degli italiani e un salotto di 7-8 radical chic che hanno deciso chi vince e chi perde. Poi faccio i migliori auguri ad Alessandro, faccio doppi auguri a Ultimo, che è stata vittima inconsapevole. Probabilmente ho sbagliato, gli ho portato male a dire che mi piaceva la sua canzone, perché qua bisogna, a questo punto non esprimerò più alcuna preferenza in concorsi teatrali, letterari, cinematografici, perché c'è la certezza che se io dico mi piace Tizio, Tizio viene segato a prescindere, però è musica, è solo musica, quindi aspetto di duettare con chi vorrà duettare. Però non parlavo di Sanremo evidentemente, parlavo del fatto che anche nella stessa Rai, ed è curioso come il PD, che ha colonizzato e occupato anche l'ultimo dei posacenere che riguarda la televisione pubblica, io da telespettatore, quando sono a casa coi bimbi e magari scanalo, vedo che si è rimasti ai tempi di Renzi, per intenderci. Però evidentemente gli italiani ragionano con la loro testa al di là di quello che sentono alla tele o leggono sul giornale, quindi va bene così. Torno un attimo su Banca Italia e chiedo bene a San Monte. Prego. Sull'oro, l'ipotesi di utilizzare l'oro di Banca Italia per sterilizzare chi valeva, non l'ho studiata. Ho visto che ne ha parlato Claudio Borghi, quindi se ne parlaste con lui avreste sicuramente risposte più approfondite. È qualcosa che voglio approfondire, però le cose che non conosco nei minimi dettagli preferisco non giudicarle. L'importante è che sia certificato e verificato, magari ratificato dal Parlamento, che quell'oro è degli italiani, perché si sa mai nella vita. A posto? No, aspetta, c'è una signora in fondo. Siamo dimenticati in Venezuela, lei oggi incontra le 3:40 alla delegazione? Sì. Sicuramente domani il ministro degli esteri è in Parlamento, e quindi quando vai in Parlamento devi portare la posizione del governo, quindi io sto
sto facendo il mio nei miei ambiti da vicepresidente del Consiglio per tessere, per ascoltare, per capire, per ricostruire. L'obiettivo è di avere elezioni libere, democratiche, trasparenti e pacifiche il prima possibile. Poi non sono io a decidere chi fa il presidente o meno del Venezuela, però ritengo mio dovere incontrare una delegazione del Parlamento venezuelano, che è l'unico organismo legittimamente in carica in questo momento, visto che il presunto presidente Maduro non è presidente per la comunità internazionale. Quindi lavorare con una posizione. Certo, ci sarà una posizione del governo. Grazie mille.